per rispondere a questa domanda. Sono stato invitato ad un summit privato, molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo. E in questo summit, un'azienda di internet, c'erano quelli che secondo loro erano le 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro. Va bene? Adesso io non posso parlare liberamente Adesso non posso parlare di liberamente. questa cosa qui, perché era un, si dice off the record, ovvero era un incontro a porte chiuse, senza nemmeno la connessione internet, che voi direte non ha per un'azienda internet. Però di fatto è stato molto interessante. Vi domanderete anche tu che c'entravi fra quelle 80 persone. È una domanda intelligente. Io me la sono fatta per primo questa domanda, però il punto è che siccome questa cosa veniva in Italia, loro avevano piacere di avere un... Questa è una promessa, è una premessa. La cosa interessante di questo incontro, che è durato 4 giorni, è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si dice, come si traduce in Italia? Amministratori delegati di grandissime multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura... Attivisti per i diritti umani, una la più importante, femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, alcuni di voi lo conoscono. C'erano surfisti. Non c'era un politico, neanche uno, neanche uno. C'era il capo della Banca Mondiale. C'era Questa cosa qui non vuol dire che i politici, perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa. perché non servono, hanno detto loro. Nel senso che in questo ambito, la politica non è importante. Noi qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico, ma la visione non è più politica. Questo è drammatico, eh? Non sto dicendo, poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa. Dirò che però la situazione è questa, nel senso che la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica. Non le fa più la politica, una volta le faceva solo la politica. Poi a un certo punto le ha fatte insieme, e poi non le fate più. Non le fate più. Perché? Perché la politica cerca consenso. Cercando consenso, sbagli sempre. Se tu cerchi consenso, sbagli sempre. Se tu vuoi ottenere la benevolenza di qualcuno, devi dargli una gratificazione immediata. E la gratificazione immediata è quasi sempre un errore, perché la politica è visione, no? Per me. Perché io in una canzone dico, il tecnocrate di turno è quello che ci fotte, no? Perché il tecnocrate non ha visione. Il tecnocrate sistema le cose in quel momento lì, ha una visione breve. Cose, no? Fai conti in quel momento. La politica invece è quella che ha la visione. E la visione qual è? Avere un obiettivo. L'obiettivo è quello di raggiungere questo risultato. E come si fa? Si fa così. Non è disperato il mio discorso. È che grazie al cielo lo fanno altri. Le visioni ce l'hanno altri. C'è gente che ha delle visioni, ce ne sono un sacco. Ci sono un sacco di persone che hanno le visioni. Ci sono gli economisti, ci sono gli amministratori delegati, ci sono anche semplicemente gli agricoltori. E poi ci sono gli artisti, e poi ci sono quelli che nel piccolo costruiscono una cosa e quella cosa influenza poi altre persone intorno a sé. Pensate cosa sta diventando la, non so, l'agricoltura, no? Biologico nel mondo, quanta gente sta svoltando, quante aziende stanno nascendo, che poi svoltano la propria esistenza. Io mica dico solamente che bisogna fare delle grandi industrie, anzi, il futuro è proprio iperframmentato, come nella musica, no? Una volta nella musica c'erano i grandi flussi, no? C'era il rock, c'era questo, c'era questo, adesso la musica. Se voi andate a un festival rock, una volta c'era tutti i cantanti dello stesso tipo un giorno, il giorno dopo tutti quelli dello stesso tipo, andate oggi, c'è tutti lo stesso giorno. Un DJ, uno con l'acustico, uno con la fisarmonica, un altro che balla la samba, uno che è africano, un africano che fa rock, un DJ che fa la classica. Cioè, questa cosa qui è la contemporaneità. E noi dobbiamo fare i conti con questa cosa qui, che ha degli aspetti meravigliosi, però, non scherziamo. Cioè, io in quei 4 giorni lì, ascoltando questa gente parlare, mi sono uscito entusiasta comunque. Entusiasta dal fatto che comunque le cose si possono fare. Gente che veniva dal niente, per esempio moltissimi africani. L'Africa è un paese, è un continente che si sta cambiando tantissimo, no? Si sta evolvendo anche economicamente. Sono alcuni dei più grandi architetti del mondo che vengono dall'Africa. Uno non sembra quasi una battuta, no? E niente, quello che era interessante lì chiedersi è, e l'Italia? Che facciamo noi dentro questa roba qua? Chi siamo noi? Mi domandavo, non c'erano molti italiani lì dentro, non C'era c'erano. Jovanotti. C'ero io, però c'ero io forse anche un po' da imbucato mi comportavo, nel senso che sì. Oh, ragazzi, guardatevi alle spalle, che luna pazzesca che è spuntata stasera. Vi rendete conto? Vi rendete conto che qualcuno è partito, è arrivato fin lassù? Saluti dallo spazio, le fragole maturano anche qua. 50 anni fa, adesso, a quest'ora proprio, esattamente a quest'ora, Neil Armstrong mise piede sulla Luna per la prima volta. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. C'era Tito Stagno, è il mio primo ricordo d'infanzia, per questo che vi
è una cosa che è dentro di me da sempre. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Ha toccato. Non è che gli ha mandato un post su Instagram, l'ha toccato. Non è che bisogna andare sulla Luna per fare grandi cose, eh? A volte basta voler bene a qualcuno, a volte basta aprire qualcosa, iniziare un'attività, essere aperti al mondo. Luna. Luna!